Comunicazione in arrivo da Giuseppe Ferri, alias Dottor Futuro. Ciclo degli EC, seconda parte. Oltre l'orizzonte azzurro. Successivamente, nel secondo romanzo, Oltre l'orizzonte azzurro, Robinette ormai è una persona molto ricca e finanzia una spedizione. Ormai non va più lui personalmente, è abbastanza ricco da finanziare altri ricercatori e li manda allo sbaraglio. Ovviamente poi in cambio ha una percentuale su quanto portano indietro, quando tornano indietro. Comunque all'inizio del Roma del secondo romanzo, Oltre l'orizzonte azzurro, inizia con un altro personaggio, un certo One, cioè un ragazzo che vive all'interno di un manufatto a Dieno, uno degli IC. È dedicato alla fabbrica di cibo. In questo luogo ricavano cibo dalle chiome e dalle comete, cioè praticamente cibo sintetico, quello che l'attuale governo ha proibito, e ora nello spazio porteranno le mucche invece della conoscenza, del sapere come si fabbrica cibo sintetico per nutrirsi. E vabbè. Van è un sopravvissuto, è uno dei sopravvissuti di una spedizione, una delle tante spedizioni che non hanno mai fatto ritorno, sono andate perdute e quindi si pensa che gli equipaggi siano morti. Van è un ragazzo quando lo vediamo, e in questo sito, in questo altro asteroide che fabbrica con dispositivi, con macchinari che fabbricano cibo, vi sono anche altri esseri che si aggirano nei vari cunicoli, corridoi, e arriva poi a contatto con la spedizione finanziata da Robinette e si trova, l'artefatto si trova nella nube di Oort, quindi diciamo molto lontano dalla Terra, ma una distanza tutto sommato abbastanza vicino rispetto a molte altre. E i nuovi esploratori della spedizione finanziata da Robinette vengono a contatto con Van e i misteriosi esseri che mantengono in funzione questo manufatto, questo asteroide con i loro macchinari. E successivamente vengono anche a conoscenza del fatto che gli EC non si sono estinti a quanto pare, ma si sono rifugiati entro l'orizzonte degli eventi di un buco nero. E diciamo, con questa consapevolezza termina un po' il secondo romanzo. Fine trasmissione. Buona giornata.